Ragazzi, vi chiedo la cortesia di supportare questa serie al massimo se seguite Clash of Clans, se mi seguivate su Clash of Clans ai tempi d'oro. Inoltre di guardare il video fino alla fine, perché alla fine ho detto un po' di cose sulla community di Clash of Clans, su ciò che era il mio canale su Clash of Clans, su moltissime cose che non ho mai detto e che oggi ho voluto dire, solo specialmente a fine video, che so che tutti lo stoppano prima. Quindi solo chi arriva alla fine, per l'appunto, è arrivato a vederlo. Intanto vi metto qui a sfondo la mia miniatura, sono quelle che realizzavo nei tempi vecchi di Clash of Clans. Spero che vi piacciano, mi farebbe piacere un commentino qui sotto con scritto cosa pensate della miniatura e un commento sul video. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Ragazzi, avete letto bene qui sotto Clash of Clans. Tutti coloro che vogliono guardare Clash of Clans e che vogliono Clash of Clans nel mio canale, mi lasciano un pollice in su. Voglio davvero capire quanti siete, perché nello scorso video è successo un po' di confusione. Quindi io sono propenso a fare un giorno Clash Royale e un giorno Clash of Clans. Così chi vuole Clash of Clans apre solo Clash of Clans, chi vuole Clash Royale apre solo Clash Royale. Oppure vi potete anche cambiare, non so se qualcuno vuole provare a seguire qualche altra serie. Se qui ragazzi è il primo episodio di questa nuova serie che voglio aprire, ne voglio aprire qualcun'altra, però quello lo lasciamo a parte. Quindi un pollice in su, voglio vedere quanti siete a volere Clash of Clans nel mio canale, visto che ogni giorno sotto i miei video è pieno di commenti: ma dov'è Clash of Clans? Eccolo qua, io sono propenso a riportarlo, adesso la palla sta a voi. Buona visione ragazzi, partiamo con la sigla! E io ragazzi direi che possiamo partire così, direi molto molto bene ragazzi. Mentre faccio questo attacco vi spiego un attimino l'idea che ho di questa serie. A me mancano principalmente solo le mura, o almeno quasi, diciamo qualche caserma, perché comunque hanno messo l'update 9 e voglio potenziare anche le caserme con i cuccioli di drago, con i baby dragon, insomma di Clash Royale. Sarebbe interessante anche provarli un attimino, però vabbè, quello si vede, l'importante è riuscirsi a maxare. Con il muro ero molto 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 avanti quando giocavo a Clash of Clans, e ora voglio riprendere, voglio provare a vedere un attimino la situazione di Clash of Clans anche qui dopo l'uscita di Clash Royale, dopo tanto tempo che sia uscito Clash Royale, a che punto stanno i villi di Clash of Clans. Su qui ragazzi l'ho trovato praticamente subito, quindi ce l'andiamo subito a prendere. Vi farò vedere qualche attacco, però ovviamente ragazzi non ve li faccio vedere tutti. Io intanto ora vado a farmare come un matto, poi potenziamo quello che dobbiamo potenziare. Insomma facciamo un classico road to max walls in questo caso, perché sono principalmente mura, ma non solo. Come insomma facevo ai vecchi tempi con il road to max eroe, ho fatto road to max in generale, cioè ho fatto molte serie per quanto riguarda il farming. Certo, adesso trovare i villaggi abbandonati è un po' più semplice. Due anni e mezzo fa, sì, quando consigliavo gli orari e tutto era un po' diverso, però insomma tanti mi hanno seguito, infatti quei video lì hanno fatto 200.000 views, che all'epoca erano davvero tantissimo, come lo sono anche adesso, ma prima molto di più. Ok, andiamo a gemmarci le caserme con 20 gemme. Queste qui ragazzi sono le gemme che mi sono state donate da un fan, 2500, per la scalata a Titano. Infatti siamo arrivati a Titano e forse ragazzi, forse si potrebbe riprendere e procedere ancora più su di Titano, e perché sarebbe interessante andare più su di Titano 3. Per me si può fare adesso, visto che i villaggi sono molto molto diversi. Però con qualche nuovo update che hanno fatto, quindi quello della veleno che fa girare le truppe, i baby dragon e cose varie, può essere interessante. Andremo a uppare anche gli eroi, chiaramente. Siamo ancora a 10.000 di nero neanche. Cioè, eravamo a 10.000, ora siamo a 13 qualcosa. Siamo ancora un bel po' indietro. Ragazzi, se volete entrare nel clan, si chiama The Avengers 2.0, io vi posso accettare senza problemi. Ci vediamo con il prossimo attacco, ragazzi. Ho farmato circa 1.500.000. Come avete visto, sono su a 3 milioni, perché non volevo farvi vedere tutto. Intanto però qui, ragazzi, ho cominciato a mettere anche dei goblin, perché davvero, visto che generalmente sono villaggi abbandonati, hanno i minieri e statori proprio fuori, messi in un angolino a parte, ha più senso con i goblin che non con i barbari e arcieri, che si usa innanzitutto più elisir e poi ci metto più tempo. Quindi mi sa che questo qui ragazzi lo radiamo al sole, perché ha delle miniere interne che mi fanno incazzare. Quindi ora per arrivare là in centro dobbiamo per forza attaccare in modo un po' più massiccio del solito. Quindi noi andremo a distruggere il villaggio, almeno per quanto possibile. Tanto ha i mortai messi abbastanza bene, un po' troppo larghi. Doveva metterli al posto dei, come si chiama, dei depositi, secondo me un po' più interni avrebbero dato un bel po' di fastidio. Re da una parte, regina dall'altra, e andiamo. Proprio andiamo a distruggere il villaggio, deve andare giù come cartapesta proprio. L'importante è arrivare a quelle miniere lì in centro, e ci siamo appena arrivati. Perfetto, perché non sarei mai riuscito ad arrivarci. Però a sto punto andiamo di sfondamento e vediamo fin dove possiamo arrivare. Ho farmato circa 2 milioni, ma senza, ci ho messo un'ora ragazzi, perché mi sa che la gemmatura sta ancora andando. Quindi ci ho messo meno di un'ora per fare 2 milioni. Cioè si farma troppo facilmente adesso.
Infatti non sto neanche qui a consigliarvi l'orario, questo, la Lega. No ragazzi, farmate dove cazzo vi pare, perché davvero ormai si trovano 300.000 sempre. Non ti voglio recensire mai. E niente, mi sa che adesso possiamo andare a fare un po' di muro. Quindi ragazzi, vi faccio vedere un attimino gli attacchi fatti in uno dopo l'altro, perché ormai praticamente si farma tantissimo. Qui le ho messe e la regina sono subito per scendere un po' di coppa, perché mi sembrava un po' altino stare a cristallo 2, perché inizialmente ero a cristallo 2, mi sembrava un po' altino sinceramente. E niente ragazzi, non ci si ferma più. Vi dico ragazzi che ve ne ho tagliati un casino, anche perché ho cominciato il video che ero a 800.000 di oro, un milione. Ora siamo a 3.300.000, più questi 300.000 si va su a 3.600.000. Speriamo di riuscire a prendere tutto, ma non penso sia così complicato, anche perché sono villaggi lasciati a se stessi. Non ha nemmeno l'arco X questo qua, non ce l'ha nemmeno, ha le Tesla bassissime. Vabbè, a me sinceramente interessa prendere le risorse, cioè non mi importa nulla di andargli a fare il municipio o cose varie, non mi importa niente. Siamo circa anche a 20.000 di nero, quindi abbiamo preso anche un po' di nero, tutto sommato non va male, perché devo potenziare i miei eroi. La regina l'ho al 15, il re adesso lo andiamo a portare al 15 anche lui, e poi cominciamo a uppare in modo più massiccio. Però per uppare così tanto nero mi sa che devo salire un po'. Anche perché quando stavo a Titano farmavo più di qua sotto, tantissimo. Però non c'era ancora il fatto del municipio interno, c'erano anche TH fuori. E lì erano belle botte solo con i bonus. Quindi adesso è un po' diverso, perché io sono insomma cioè non sono più non sono un nuovo player. Cioè giocavo praticamente quando giocavamo davvero in pochi a Clash of Clans. E quindi dai, tutto sommato è cambiato un po' di roba. Però ci rubiamo questi 300.000 scarsi. E siamo esattamente a 3.600.000 di oro. Abbiamo mezzi depositi pieni giocando un'oretta. Perché esatto, mi sta ancora andando la gemmatura. Teoricamente forse mi è appena finita. È proprio finita da qualche secondo. Adesso andiamo a vedere. Intanto mi rimetto sulle truppe, perché deve sempre essere operativa la caserma. Sempre. Ok, vai con i goblin, perfetto. Cioè sto farmando davvero tantissimo. La gemmatura sta ancora andando e ho farmato quasi 4 milioni. Quindi ragazzi, davvero top, davvero. Lega oro promossa alla stragrande, davvero. E adesso ragazzi, la parte conclusiva di questo video, perché dovremmo andare a spendere questi soldi, altrimenti ci fregano. Dopo che ho stoppato, io comunque continuerò a giocare, a farmare, anche perché non ha senso fermarmi. 3 pezzi di muro, non so se fare la caserma. No, non è quella nera, è quella normale. Quella normale. Fare già adesso questa qui, però non voglio fermarmi le caserme, perché poi ci metto 20 anni a farle. Quindi ditemi voi ragazzi se fare la caserma o meno, o intanto concentrarci sul muro. Mi tengo 1 milione di elisir, perché altrimenti non ho più elisir per riuscire ad andare avanti. Nel frattempo qui vorrei trovare in live qualcosa, però sono sicuro che adesso che io madonna, adesso che io sono in live al 99% non troverò nessuno. Perché è spesso così, anche nelle serie vecchie che facevo, i Road to Max, quelli in cui ci mettevo alle 3 di notte per trovare i villaggi abbandonati, e cazzo funzionava, non si sa per quale legge fisica, ma funzionava. Quando sono stato uno dei primissimi in Italia a scendere in Lega Bronzo 3, in Lega Bronzo 2, e tutti mi dicevano ma che cazzo fai, e io ho visto interi clan scendere in bronzo dopo aver visto i miei video. Ed era bello ragazzi, cioè era proprio bello, perché pur avendo 40.000 iscritti, i miei video li guardavano in tanti. Li guardavano in tanti e molti prendevano spunto e facevano le cose che facevo io. Ed è una cosa bella, YouTube è anche questo, per me YouTube è aiutarsi, YouTube è community, YouTube è consigliare. Madonna, questo ne ha un bel po' secondo me, non lo so, 30.000 dove cazzo li ha, ma le miniere sono piccole. Però meglio che niente, mal che vado lo tiriamo giù tutto. Comunque dicevo ragazzi, cioè YouTube non è... E apri i commenti di quello che mi sta sul cazzo, dislike, testa di cazzo. Cioè, non era così. Io non voglio fare il nostalgico, però sono su YouTube da tanto, io so bene come erano le cose. Ed è un peccato che adesso ci siamo ridotti a lui mi sta sul cazzo, quindi io sono iscritto, oppure tutti i giorni vado a vedere se pubblica video, ma non mi iscrivo, così lo insulto nei commenti. Cioè siamo arrivati a dei livelli purtroppo strani. Però YouTube è in continua evoluzione, si continuerà ad evolvere. Queste persone tra un po' di anni cresceranno un po' e si dedicheranno, scusatemi, ad altro, perché è plateale che si dedicheranno ad altro. Io per fortuna non ho mai avuto questa cosa a 13 anni, 12 anni, ma poi non è tanto l'età anagrafica, è più l'età mentale che ti fotte. È quella il fatto che ti fa dire questo qui c'ha 20 anni ed è un coglione, non sa mettere in piedi un discorso in italiano, non riesce ad esporsi, non riesce a far niente. Ora so che tanti di voi diranno ma che cazzo stai dicendo, però i miei video di Clash of Clans erano anche questo, erano parlare, potevo esprimermi, era bello, mi piaceva davvero tanto. Sono sincero, facevo video con molta più voglia prima, adesso non che non ne abbia, però con Clash of Clans davvero
eravamo una community fitta. Eravamo 30-40.000 persone, ma affiatati come dei matti. Consigli su consigli. 8-900 commenti sotto ogni video. 6-7.000 like sotto ogni video. Con 30-40.000 iscritti. E adesso, ragazzi, c'è di big da 4-500.000 che fanno 7.000 like. Quindi eravamo davvero una community fittissima. Ed era stupendo. Speriamo di tornare a quei livelli, anche se la vedo davvero, davvero dura. Però, insomma, tentar non nuoce. Intanto l'abbiamo raso al suolo, parlando. E direi che potrei anche fermarmi qui, anche perché tutto sommato ho farmato il mio, le caserme si sono fermate, ora me le andrò io a rigemmare per quanto mio e non vi registrerò nulla perché voglio tornare su a riempirmi i depositi per continuare a far muro a tutto spiano, perché il muro devo portarmelo tutto assolutamente. Più prima riesco a farlo, prima me lo levo dal cazzo. Rubati 430 milioni, che adesso sono da ridere. 4140 coppe, il record di coppe sudato, nottate fatte per arrivare col TH9 a Titano, anche se era più semplice quando sono scavato io. Era più facile, però ho fatto le nottate, cioè mi ha aiutato Pixel, mi ha aiutato tantissime persone, tantissimi big italiani, non di YouTube, big italiani di Clash of Clans, Ita, mi hanno aiutato a scalare consigli, sono entrato nei maggiori clan, era proprio bello, cioè era aiutarsi davvero tantissimo. Io, se stanno casualmente guardando questo video fino alla fine, io li ringrazio infinitamente tutti, perché è stata una cosa davvero davvero bella. Qui intanto vediamo come cazzo ha fatto lui con la regina a prendermi il nero. Ah, vero, avevo le trivelli, guardate quanto elisir, quanto oro, quanta bellezza. Qui vabbè ero inattivo, cioè ieri già ne ero inattivo, adesso non lo sono più, quindi. Ma ragazzi, vi dico che per questo video è tutto, da Piazza è tutto. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine. Vi metto a tutto schermo e vi chiedo, ragazzi, se siete arrivati fin qui, di scrivermi nei commenti hashtag fino alla fine. Io so che sarete in pochi, ma tutti quelli che sono arrivati fino qui, per favore, hashtag fino alla fine. Voglio capire quanti siete, che per me questo è il pubblico che voglio sul mio canale, quelli che arrivano fino alla fine. Da Piazza è tutto, un saluto, ci vediamo come sempre domani, ciao!